Salve, un mesetto fa quando acquistammo Pjanic, così vedendo in rete il grandissimo numero di insulti pesanti rivolti a Pjanic, decisi di fare un video dove ne ho raccolti alcuni. E siccome molti di voi mi hanno chiesto di fare la stessa cosa per quanto riguarda la vicenda Higuaín, ho deciso di farlo. I napoletani ci sono andati giù forte, oltre a delle idee a mio modo di vedere comunque geniali, come per esempio il bidone della spazzatura con la maglia di Higuaín e alcuni fotomontaggi che comunque onestamente fanno morire da ridere, ci sono stati altri tifosi che, diciamo, non l'hanno messa proprio sul ridere, anzi, che i legamenti si rompono alla prima amichevole, oppure tutti assieme auguriamo ad Higuaín un anno fantastico, ma soprattutto la rottura di tibia e perone. Aggiungiamoci anche la rottura delle corna, non si sa mai, giustamente magari va di testa e buca il pallone. Ti dico solo una cosa, Gonzalo, la tua partenza sarà la nostra fortuna che possiate schiattare tu e quella dannata razza bianconera. Proprio si sente quando uno vuole bene a una persona. Sicuramente ti romperai una gamba come Quagliarella, o tipo alla prima partita gamba spezzata e tutto l'anno fuori, questo ti meriti. Voglio vedere saltare il legamento alla prima di Champions. Muori figlio di puttana, ti auguriamo la peggior morte del mondo. Se ne deve cadere l'aereo. Pezzo di merda, ti auguriamo una serena stagione alla Juventus, tibia e perone. Aspetterò con ansia il momento in cui ti romperai entrambe le gambe per godere, grande figlio di puttana. Tipo gente tutta che ha studiato a Cambridge, come si può sentire. Oppure molto più elegantemente muori tu e tuo fratello. Figlio di puttana, tutte e due le gambe con le stampelle, devi camminare merdaiuol, a parte l'insulto in napoletano finale che ci sta, tutto il resto onestamente non l'ho capito uguale nonostante sia stato scritto in italiano, in teoria. Mercenario sporco lota, sei una sciumma del... no, beh, la seconda riga mi rifiuto, sicuramente non gli ha fatto i complimenti e l'augurio di buona fortuna. E comunque ragazzi, questi qui sono stati i commenti che ho trovato io, anche perché sono stato poco a cercare, ovviamente se mi fossi messo giù pesantemente per un paio d'ore ne avrei trovate centinaia. A detta di molti tifosi, i soldi stanno rovinando il calcio, per l'amor di Dio, è verissimo. E si sono persi i valori come per esempio l'amore per una maglia, sposare una maglia per tutta una carriera calcistica, ed è verissimo. Però è altrettanto vero che a mio modo di vedere anche questi tifosi qui stanno rovinando il calcio. Non è calcio, neanche questo qui, non è sport. Per carità, non mi troverò nella situazione che il mio top player è andato nella squadra rivale, però ragazzi, augurare la morte, sperare che cada l'aereo, sperare che si rompa tibia e perone a un giocatore che ha semplicemente cambiato squadra, mi sembra ridicolo. Io posso capire, per l'amor di Dio, che un tifoso ci rimanga male, cazzo ci mancherebbe altro, sia i romanisti con Pjanic, sia i napoletani con Higuaín. Avranno sicuramente trascorso anni fantastici, però bisogna anche entrare nell'ottica che purtroppo e per fortuna sono professionisti, si augurano il meglio per la propria carriera e se hanno la possibilità di andare altrove, cavolo, lo fanno. E succede così anche in tutti i campi lavorativi. Alla fine se ci pensi, tu cosa fai? Te lavori come cassiere. Il supermercato X ti dà 1000 euro, il supermercato Y ti dà 2000 euro. Te cosa fai? Rimani al supermercato X perché i clienti ti vogliono bene? Alla fine il ragionamento, per quanto possa essere, è lo stesso. E anche qui, Higuaín traditore, per carità, ripeto, è normale rimanerci male, cavolo, ci mancherebbe altro. Però alla fine, nel momento in cui il presidente di una società mette la clausola su un determinato giocatore, se arriva una squadra che è disposta a pagare la cifra che tu hai messo per quel giocatore, cioè, quel giocatore viene, cioè non è traditore, è proprio il funzionamento della clausola. Se si sentono traditi, va bene. Poi per carità, io è vero che qui ho messo le reazioni più spinte dei tifosi napoletani e per dire il bidone vestito da Higuaín mi ha fatto sorridere perché quell'esempio è una goliardia, quello ci sta, quello fa parte dello sfottò. Va bene, anche lì la battuta nel 1861 ci hanno preso il bidet, oggi è arrivato il cesso, per l'amor di Dio, ci sta, fa parte del gioco. E ribadisco il fatto che non metto in dubbio che ci siano dei tifosi napoletani intelligenti che sanno prendere umanamente le decisioni degli ex giocatori, perché alla fine è ex giocatore. E infatti io non metto in dubbio che moltissimi tifosi napoletani siano dei bravissimi tifosi, come non mettevi in dubbio il fatto che moltissimi tifosi della Roma siano delle bravissime persone, dei bravissimi tifosi. Poi ovviamente la gente
dietro a un video può andare a interpretare quello che vuole e vabbè, la lascio libera. Comunque io lo dico normalissimamente, sono amico di Seacolf, tifoso romanista, come di Peppone, tifoso del Napoli, ecco, non c'è nessun odio, l'odio nel calcio non dovrebbe esserci. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve! Ah, e poi nulla, mentre registravo il video mi sono accorto che siamo arrivati a quota 10.000. Grazie mille, non so cos'altro dire, ovviamente io cercherò sempre di intrattenervi come sto facendo, e nulla, grazie di cuore.